In questo video parliamo di come coinvolgere gli invitati per farli sentire importanti. Ciao sposine, oggi rispondo alla domanda di Martina che mi chiede: come posso coinvolgere gli invitati facendogli fare qualcosa per farli sentire importanti? Ovviamente non parliamo in generale di tutti gli invitati, perché non è che al matrimonio si può far fare qualcosa a tutti, se no ci vorrebbero 4 giorni per fare il matrimonio, però per alcuni personaggi che per voi sono particolarmente importanti si può trovare un coinvolgimento, un qualcosa da fargli fare. Lei stessa mi dice, già come alternative, oltre alle letture, oltre a fare il taglio del nastro, perché quelle sono cose che spesso già si pensa di affidare a qualcuno di importante, anche se non è così scontato, perché ad alcuni matrimoni capita che non si sia pensato di far leggere le letture a qualcuno che non siano i testimoni, quindi di dare il ruolo a qualcun altro per fargli fare qualcosa di significativo. Ci sono tante altre cosine, per esempio guidare l'auto che porterà la sposa in chiesa o lo sposo. Nel mio caso, per esempio, io ho fatto guidare la macchina da mio cognato, che non aveva un ruolo specifico all'interno del matrimonio, però avevo piacere di fargli fare qualcosa e lui con la sua macchina mi ha accompagnata al matrimonio. Se vi sposate in chiesa chiedendo l'autorizzazione al sacerdote, altrimenti senza chiedere autorizzazione a nessuno, potete coinvolgere delle persone importanti nel corteo nuziale. Magari non far entrare in corteo i testimoni che già hanno il loro ruolo importante, ma farvi aprire la strada da altre persone, altri amici, altri parenti che per voi sono importanti. Studiate bene le posizioni, studiate bene la musica, le tempistiche per fare questo ingresso e fateli partecipare al corteo. Se poi, come me, avete dei parenti che cantano o suonano, potete anche farli cantare e suonare alla cerimonia, come ho fatto io con mio fratello e mia sorella. Lui è musicista, lei è cantante. Per me è stata la gioia più grande, anziché fargli fare i testimoni, fargli fare da accompagnatori musicali della mia cerimonia nuziale. È una cosa bellissima e se loro lo fanno magari di mestiere, lo gradiranno tantissimo di avere questo ruolo. Un'altra cosa che potete fare è scegliere delle persone chiedendogli di fare un discorso al matrimonio, quindi chiedere a 2, 3, anche 4 persone, magari non dei discorsi troppo lunghi, di studiarsi 2 parole da dire su di voi. Sarà un modo per dare importanza a loro, ma darà modo anche a voi di presentarli dicendo perché queste persone sono importanti. Quindi potreste voi dire: adesso questa persona farà un discorso, gliel'ho chiesto io perché per me è importante, perché nella mia vita ha avuto un significato profondo. Tutte le motivazioni che potete avere per farglielo fare. Altrimenti, se non è possibile farla alla cerimonia, perché magari appunto vi sposate in chiesa dove ci sono dei tempi e una procedura ben definita, potete pensare di studiare al ricevimento un momento più significativo, più intenso, più rituale, dove appunto ricreare un rito simbolico insieme a delle persone che per voi sono importanti. Potrebbe essere il rito della sabbia, oppure per esempio come hanno fatto 2 miei sposi durante il matrimonio. Loro hanno voluto simbolicamente piantare una pianta proprio come significato della nuova vita che stava nascendo quel giorno come nuova famiglia. Potete far partecipare delle persone a questa ritualità, quindi tutte le persone che per voi possono dare nutrimento alla vostra vita insieme potrebbero per esempio con una paletta mettere la terra nel vaso quando verrà piantata questa pianta. È una cosa molto carina e anche in questo caso avrete modo di spiegare perché avete scelto quelle persone e dargli l'importanza che meritano. Ovviamente se ci sono delle persone importanti, non dimenticate di segnalarlo ai fotografi, perché con loro dovrete fare sicuramente delle foto particolari, anche se non avete in mente di fare le foto di gruppo con tutti, però con queste persone importanti non può mancare un ricordo fotografico. Quindi io vi consiglio proprio di fare un elenco dei nomi e di darlo al fotografo, così quando arriva il momento delle foto lui potrà essere certo di non aver dimenticato nessuno che per voi è importante, perché quel giorno è davvero difficile tenere sotto controllo tutto, mentre se lui ha la lista sicuramente non lo dimenticherete. Attenzione però, se avete in mente di aggiungere tutte queste cose al vostro giorno del matrimonio, ci vuole qualcuno che gestisca le tempistiche, perché sennò allungate troppo il brodo. Se ci mettete tante cose da fare si rischia che diventi magari un ricevimento un po' noioso, quindi troppi discorsi e il rito simbolico. Magari non scegliete tutto, o se scegliete di fare tante cose cercate di farle il più possibile brevi.
e fate in modo che qualcuno tenga sotto controllo i tempi, perché è fondamentale per non farlo diventare pesante. Vi svelo però un trucchettino che io uso per coinvolgere tutti gli invitati in maniera un po' particolare. L'ho visto per la prima volta tanti anni fa da invitata ad un matrimonio. Una mia amica, io facevo danza, una mia compagna di danza mi ha invitata al matrimonio dove io non conoscevo nessuno tranne altre due compagne di danza che erano al tavolo con me. E lei ha preso il microfono, la sposa, e ha presentato tutti i tavoli, cioè ha fatto una cosa secondo me bellissima, perché non si conosceva nessuno e immediatamente in 10 minuti siamo diventati un gruppo, perché ci ha fatti sentire parte di un qualcosa. Io ho preso un po' di questa sua idea e insieme a due DJ con i quali lavoro spesso perché li amo moltissimo, ricreiamo questa situazione e con il supporto della musica, che lo fa diventare anche più dinamico, più divertente, presentiamo tutti i tavoli. Questo vi dà la possibilità di dire chi c'è seduto in quel tavolo e di dire anche due parole speciali se c'è qualcuno di particolarmente importante, e di fare in modo che tutti si sentano parte di un unico gruppo. Lo potete fare più scherzoso, più divertente o più emozionante, scegliendo delle musiche più profonde, o anche ovviamente misto, alcuni tavoli più scherzosi, alcuni tavoli un pochino più intensi. È un'idea che vi consiglio di seguire perché veramente funziona, è fantastica. Queste sono un po' le idee che sono venute a me per coinvolgere gli invitati. Se voi ne avete delle altre, scrivetele nei commenti, serviranno da stimolo a tutte le spose che mi seguono come voi. Seguitemi sul mio canale Instagram se vi interessa vedere i matrimoni che organizzo. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!